Ma dobbiamo andare incontro alle esigenze che emergono dal sondaggio del giorno, di fatto, che ci dice che il 53% circa degli intervistati ritiene che l'appuntamento di Expo sia un appuntamento che si occuperà di alimentazione, di agroalimentare, di sistemi che stanno intorno al mondo dell'alimentazione. Se a questi sommiamo il 29% che dicono che Expo si occuperà anche di energie e fonti rinnovabili, cioè di fatto di agroenergie, noi vediamo che tre quarti della popolazione sostanzialmente oggi si aspettano da noi che si entri a piedi pari nei contenuti. Noi abbiamo bisogno di intervenire nei contenuti, parlare di contenuti, fare in modo che Expo diventi un momento politico appunto che nell'ambito del quale ci si confronti. Avremo la possibilità di incontrare 140, 150 paesi che staranno qua fissi per 6 mesi a parlare di questioni e di tematiche che riguardano l'agricoltura, l'alimentazione, l'energia. Noi dovremmo farlo recitando un ruolo protagonisti. La Regione Lombardia ha bisogno di diventare protagonista in questo dibattito. Noi siamo la prima regione agricola italiana e una delle prime regioni agricole d'Europa. Dovremmo dettare l'agenda dei temi e dei contenuti dell'Expo. È davvero tutto per quanto riguarda il TG Nord, grazie per averci seguito. Buona serata.